dire. Presidente, allora intanto complimenti per la vittoria. Stiamo parlando di un campionato bellissimo. Voi domenica prossima potreste festeggiare addirittura la promozione con 5 giornate di anticipo, anzi 6 probabilmente. Sì, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, è qualcosa di straordinario. Abbiamo dominato il campionato dalla prima giornata, voglio ricordare, sempre in testa dalla prima giornata, 95 gol, qualcosa del genere, giù di lì. Straordinario il cammino della squadra di Panarello. Oggi, già dalla settimana scorsa, il popolo sanlucchese si sta preparando per festeggiare, quindi hanno tutti prenotato voli aerei charter dalla Germania per venire a essere presenti a questo traguardo storico del San Luca. Erano convintissimi, quindi anche i tifosi erano convinti della vittoria di oggi, perché prenotare un biglietto per quella partita vuol dire che capiscono, sanno, conoscono la forza di questa squadra, che è incredibile. E cosa vuol dire anche per tutto il paese San Luca? Presidente, una corsa che cominciate già dall'anno scorso, dopo la quinta giornata, quando cominciavate ad andare malissimo, e poi invece avete fatto una cavalcata bellissima, addirittura siete riusciti ad ottenere dei risultati impensabili probabilmente anche da parte vostra. Sì, effettivamente l'inizio è stato disastroso, ma era nel programma, perché una squadra che parte acquisendo un titolo da zero senza avere neanche una squadra di terza categoria dietro, quindi ci siamo inventati. Dalla prima vittoria, che è arrivata contro l'Africa, cominciavamo a gridare eccellenza, eccellenza, qualcuno guardandomi pensava che fossi pazzo oppure che scherzavo. Però quella giornata, dovrebbero ricordarsela tutta, era un San Luca 3-2 contro l'Africa, prima in classifica, e da quel giorno abbiamo capito che potevamo costruire qualcosa di importante, perché il merito di questo oggi, di quello che sta facendo questa squadra, del pubblico di San Luca, che è incredibile, 800 di media paganti in promozione si vedono non nei campi di promozione, ma non si vedono neanche in campi di Serie D. Ho visto che avete una dirigenza giovane, che vi seguono tanti, avete già cominciato a lavorare per eccellenza? Lo scorso anno abbiamo iniziato a lavorare per questo campionato nel mese di aprile, mentre gli altri spareggiavano playoff o spareggi di playout o festeggiavano. Noi ad aprile abbiamo iniziato a programmare questo campionato, chi parte prima arriva prima e i risultati si sono visti. Adesso ci concentreremo per festeggiare al meglio domenica prossima l'eccellenza, credo che non ci sono problemi per la vittoria contro il Filogaso. Con tutto il rispetto del Filogaso, che sono degli amici, però noi ormai abbiamo programmato tutti, noi fino a ieri, fino alla partita precedente col Gioiosa, siamo sempre camminati con i piedi, eravamo sempre con i piedi per terra, però oggi possiamo dire che effettivamente già domenica speriamo di festeggiare, perché un'intera popolazione aspetta questo ormai da settembre, perché ha visto la stratosferica forza di questa squadra. Il calcio a volte, lo sapete, è strano, succedono tante cose in una partita che poteva tranquillamente essere gestita da un San Luca che era arrivato al 3-0, bastano due minuti per rimettere in discussione, e a quel punto il Borgia ci aveva quasi creduto. Poi è successo un piccolo fattaccio al centrocampo, un giocatore del Borgia è rimasto a terra, non si è fermata la palla. Mister Mago credo che sia un po' amareggiato anche di questo qua, forse non si aspettava da questa partita i punti, però per come è andato poi l'andamento ci si credeva un momentino anche nel pareggio. Assolutamente, io non me la prendo col giocatore del San Luca che non ha mandato la palla fuori, ma l'arbitro che doveva fischiare il fallo, appunto, ci sta, hanno fatto il corto gol, ci sta, San Luca merita, dov'è? Purtroppo è successo un episodio che non mi è piaciuto, comunque San Luca merita di vincere il campionato e non si discute. Non era oggi la partita per fare punti salvezza o per provare ad arrivare ai play-out, però grazie ai ragazzi abbiamo dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Ecco, allora mister, diciamo che adesso arriveranno le partite che potrete giocarvi per sperare di uscire da questa zona play-out, non uscire definitivamente, ma cercare di giocarvi il play-out magari con il Taverna. La corsa è sull'archi ovviamente. Sicuramente, noi ci proveremo fino alla fine, sperando che gli arbitri non ci danneggino come oggi, perché ha arbitrato bene a tre quarti di partita. L'ultimo fallo ti fa prendere il quarto gol e ti taglia le gambe. Noi speriamo di continuare per la nostra strada e che ci dessero la possibilità di giocare a calcio.